Salve pinguini e auguri di buon anno! Per festeggiare questo 2023, da domani vi porterò 7 video in cui in ognuno di essi, in una sola ora, imparerete un nuovo linguaggio di programmazione. 7 video, 7 linguaggi di programmazione, 7 ore in totale. È una sfida che faccio contro me stesso per vedere se sono capace di far imparare a quelli che si vogliono avvicinare alla programmazione come utilizzare 7 diversi linguaggi di programmazione. Questa idea nasce da quando io ero bambino che mi sono ritrovato sotto mano un libro, l'HTML in 7 giorni. E io voglio alzare l'asticella in 7 linguaggi in 7 giorni. In questo pochissimo lasso di tempo non imparerete tutte le minuzie di ogni linguaggio, però per quelli di voi che si avvicinano alla programmazione sarà un'ottima risorsa. Ovviamente l'apprendimento va fatto anche con dello studio individuale e infatti ognuna delle soluzioni che vi porto sarà poi messa su un GitHub. E quali sono questi 7 linguaggi di programmazione? Abbiamo C, C++, C#, Java, PHP, JavaScript e infine Python. Alcuni di questi possono cambiare l'ordine, ancora devo vedere, però questi sono i linguaggi di programmazione. Risolverò in ognuno di questi linguaggi di programmazione lo stesso esercizio, in cui di volta in volta vi introdurrò alle peculiarità di ogni linguaggio, ma questo non vuol dire che non partiremo sin dall'inizio, anzi partiremo dall'inizio, da cos'è una variabile, fino ad arrivare alla programmazione oggetti e alle cose più complicate. Indubbiamente in quell'ora non ho il tempo di spiegarvi quale problema sto per affrontare e quindi lo farò oggi. Vi porterò mano nella mano in una delle mie passioni, ovvero il bowling. Quello che in Italia viene erroneamente chiamato bowling, no, ma si chiama bowling. In particolare in inglese viene chiamato 10-pin bowling, ovvero il bowling a 10 birilli, per non confonderlo col gioco delle bocce. A schermo state vedendo il risultato di una mia partita di bowling. Questa è una partita vera, ovviamente io non sono un campione. Questa è la partita in cui io ho totalizzato i punti più alti che abbia fatto in vita mia. E io ne vado fiero. Lo scopo del mio esercizio è di portarvi a imparare a programmare in 7 linguaggi di programmazione per risolvere lo stesso problema, ovvero calcolare i punti del bowling. Ogni volta che faccio questa discussione vedo che c'è molta confusione su come si calcolano i punti del bowling. E quindi oggi parlerò di questo perché poi nei video che usciranno da domani in poi, per la prossima settimana, io darò per scontato che voi abbiate visto questo video e sapete come funziona l'algoritmo per calcolare i punti nel gioco del bowling. E quindi poi vi farò vedere la mia soluzione nei vari linguaggi di programmazione. Quindi, come si calcolano i punti del bowling? Se siete mai andati nel vostro, diciamo, bowling locale, avete visto sicuramente che una partita di bowling è divisa in 10 frame. E in ognuno di questi frame il giocatore ha 2 tentativi per battere tutti i birilli. Qualora al primo colpo il giocatore riesce a battere tutti i birilli, questo si chiama uno strike. E invece il giocatore impiega 2 tiri all'interno dello stesso frame per battere tutti i birilli, questo è quello che si chiama uno spare. Invece quando non vengono buttati giù tutti i birilli, questo si chiama semplicemente un frame aperto. Quindi abbiamo detto che per ogni frame ci sono 2 tentativi, ma il decimo frame fa eccezione. Qualora nel primo tiro del decimo frame viene fatto uno strike, il giocatore ha diritto a 2 tiri in più. Invece se viene fatto uno spare, il giocatore ha diritto a un solo tiro in più. Se invece è un frame aperto, il giocatore non avrà un tiro in più e quindi il decimo frame sarà come tutti gli altri frame, ovvero con 2 soli tiri. Come vedete qua, in questa mia partita, che ho utilizzato questo sito internet per ricalcolare i punteggi, io ho segnato uno strike al primo tiro del decimo frame e questo mi ha dato altri 2 tiri, in cui al secondo tiro ho fatto un altro strike e poi ho fatto semplicemente 9. La domanda è come vengono calcolati i punteggi a bowling. Ogni volta che faccio questa domanda ricevo tante robe confuse. L'algoritmo è molto semplice. Intanto ricordiamoci semplicemente che un birillo è un punto. Detto ciò, andiamo avanti. In un caso di un frame aperto, semplicemente vengono contati i birilli che sono stati battuti. Se viene fatto uno spare, lo spare sono 10 birilli.
E quindi qual è il vantaggio di buttare giù tutti i birilli? Il vantaggio sta che il punteggio dello spare vale 10, perché sono stati buttati giù sempre 10 birilli, ma viene anche conteggiato il risultato del tiro successivo. Per esempio, in questo caso abbiamo questo spare che, come dicevo, vale 10, più il tiro successivo. Il tiro successivo è uno strike che di per sé vale 10, quindi questo spare varrà 10 più 10, 20 punti, che poi vengono sommati al risultato fino a quel punto. Invece, nel caso di uno strike, il vantaggio è duplice, perché viene contato 10, perché alla fine sempre 10 birilli sono stati buttati giù, ma vengono anche conteggiati i due tiri successivi. Quindi lo strike vale 10, lo strike successivo vale 10, il tiro successivo ancora vale 8, quindi questo frame varrà 28, sommati poi al punteggio precedente. La partita perfetta è quando viene totalizzato il punteggio di 300, ovvero vengono effettuati la bellezza di 12 strike. Io non l'ho mai fatto e l'ho visto fare una volta sola in vita mia, qualche mese fa, in occasione di un torneo. E mi sono leggermente cagato addosso. Ovviamente i video non saranno esattamente di un'ora, perché io farò delle introduzioni e delle conclusioni, ma la lezione vi garantisco che sarà di una sola ora. E infatti, quando parte la sigla di Cody Academy, partirà qui sotto questa baretta che indica esattamente 60 minuti. E quindi quando voi andate su YouTube e vedete che il video magari dura, che so, un'ora e tre minuti, comunque la lezione è di un'ora. Il resto è solamente introduzione per introdurvi magari al linguaggio, magari dico qualche informazione in più sul linguaggio, qualche informazione di contesto, ma la lezione di come si programma durerà solo un'ora. Quindi cosa imparerete? In tutti i linguaggi le cose base sono le stesse. Le variabili, gli operatori, le strutture di controllo, le funzioni e, per quei linguaggi che ce l'hanno, gli oggetti. Tuttavia, alcuni linguaggi hanno più cose rispetto agli altri. Per esempio, impareremo cosa sono gli indexer, impareremo cos'è la list comprehension, impareremo, per esempio, cosa sono i puntatori, e vedremo anche i setter e getter, che purtroppo non ce l'hanno in tutti i linguaggi di programmazione. Parlerò anche di operator overloading, però ovviamente non parlerò di tante cose, e magari, per tutte le cose che non affronterò, lasciatemi in ognuno di quei video dei commenti che io poi leggerò e magari farò degli approfondimenti su roba che mi chiedete voi. E quindi, pinguini, ci vediamo domani col primo video in cui parlerò di C. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!